un'azienda dove la proprietà a noi ci dice: signori, il meglio, perché se no non si fa. Perciò siamo sempre mirati a fare il meglio dell'annata. 2014 è stata un'annata molto difficile, tutta l'opposto di quest'anno, l'opposto completo. È piovuto moltissimo, abbiamo grandinate, abbiamo un po' di tutto, però questa il vino che con le Massaie Riserva viene da Sangiovese, viene da Cabernet Sauvignon e da Ciliegiolo. Il Ciliegiolo è un altro vitigno dimenticato nel panorama come il Canaiolo, che questa azienda ha impiantato e rivalutato. Il 2014 è un vino che ha una bellissima beva strutturata, ma c'ha il frutto, il ciliegiolo gli dà la frutta, gli dà quella che è la fruttosità, il cabernet gli dà questa speziosità e il sangiovese, diciamo, meglio che si poteva fare, gli dà questa è la corposità. Poi Andrea vi può spiegare meglio. Quest'anno è l'opposto. Quest'anno abbiamo avuto, poi dopo vi spiegherò, un'annata, io da un 37 vendemmie dall'80 a oggi sinceramente non ho mai. Signori, il lunedì 7 agosto da Montalcino scendendo verso Castelnuovo mi sono visto alle 15.29 43 gradi nel display, cioè questo sono uscito, cioè avevo un termometro, 43 gradi a 600 metri, immaginatevi dove avevamo vigneti, insomma è stata veramente una molto difficile. Però, come dicevo stasera in un'intervista a un giornale, quest'anno l'annata, come le annate molto piovose che zonano, dove si può fare, non si fa tutto dappertutto, ma dove si fa perché è vuotato, ti dà comunque qualità. Dove non è vuotato, te non ci trovi niente. Noi avevamo vigneti fatti in posti dove non dovevano essere fatti, siamo andati lì, non ci abbiamo trovato nulla. Abbiamo trovato una zucchettina, neanche il vinzante, giusto un panaio per pace e schiaccia. Invece nei vigneti messi nelle zone vocate stiamo tirando fuori il 50% della produzione come prodotto di altissimo livello. Questo ve lo posso garantire. È stata un'annata difficilissima. Considerate che mediamente da noi piove 600 mm d'acqua. Da gennaio al 31 luglio è piovuto 100 mm d'acqua, sia a Grattamacco che a Montalcino. Ma con le Massari siamo dotati di 8 laghi. È un'azienda che ha investito a suo tempo, sembravano pazzi, ma questi sono pazzi, e oggi invece abbiamo avuto il piacere di irrigare i giardini, abbiamo giardini verdissimi, cioè 3 laghi sono per i giardini, gli altri laghi sono per i vigneti. Sono investimenti importanti, ma chi vuole il vino non si fa per magia, ma si fa se ci si crede e ci si investe e si vuole ottenere sempre il meglio. Questo è un po' quello che è la famiglia. Il 2014 è emblematico, perché questa è un'annata e pochissimi faranno grandi vini. Questo non è un grande vino, ma insomma è un vino che dice la sua, secondo noi. Poi voi siete voi, dovete giudicarci, perché noi se non ce la famo e ce la cantiamo, insomma. Vabbè. Allora, avete già penso messo alla prova sia sulle tagliatelle che sull'acqua cotta. Obiettivamente stava meglio sulle tagliatelle e starebbe ancora meglio sul maialino, però ecco, per motivi di abbinamento, un bimaiolo ci arriveremo. Fra l'altro, prima del maialino vi serviremo anche il Bolgheri Doc, quello che è grattato e molto superiore, e vi anticiperemo, faremo assaggiare un vino in più rispetto a quello detto grande. Il Bolgheri Doc, no, sempre aumentare si fa sempre meglio. E tornando però al Montecucco Riserva, questo è un vino un po' fuori contesto perché starebbe appunto sul maialino, va un po', però è un vino a cui tengono molto in azienda, perché il Montecucco è una zona dove un po' tipo la zona del Morellino, no? Si sa che vengono vini piacevoli, delicati, fruttati, beverini, però non si sa, o ancora non è stato dimostrato, che si possono fare grandi vini di invecchiamento. Ci sono qualche esempio, ma riuscire a farlo tutti gli anni, questa è una bella sfida. Siccome, come avete sentito, gli ettari che ci sono nel Montecucco, a parte della Massaia, non sono uno scherzo, è ovvio che dimostrare la qualità su questi vini è più difficile. E questo direi che è un vino che da un lato effettivamente che è 2014 si può sentire, perché è un vino comunque un po' più fine, un po' più snello rispetto al suo solito. Non che sia un vino bombolone, non lo è mai, anzi c'è il Sangiovese che gli dà una bella freschezza, una bella impronta, però c'è queste
queste note di macchia mediterranea, queste note che vanno dal floreale della viola più classica del Sangiovese, altre note più fruttate, più di sottobosco. Ci si può anche divertire a sentire un po' il Cabernet con qualche note leggermente di peperone arrostito, quelle belle pirazzine che ci danno profumi piacevoli, non il verdastro. Pirazzina un po' tecnico, ma per dire la buccia di peperone arrostito, il profumo di pirazzina, potete giocarvela con i vostri amici, fare un po' di anzi, senti il pirazzina, ecco, potete farlo, che ormai tannino sanno tutti, qui bisogna spostare l'asticella di difficoltà un po' più avanti. E il direi soprattutto la sfida è in bocca riuscire a mantenere un bel volume, un dischero tannino e tutto sommato una bella durabilità. Questo non è un vino che rispetto ad altre riserve avrà una longevità enorme, però del resto non è che Montecucco non è Montalcino, non è che questo vino deve travalicare i lustri e i decenni. Secondo me bevuto stasera è perfetto, perché c'è ancora questa bella freschezza, vitalità, però c'è anche corpo, volume, e se si va a abbinarlo bene sulla carne bianca, magari più che su uno stracotto, un umido, secondo me fa veramente la sua figura. Sì. E nei vini dovete trovare sempre la lunghezza, la profondità, cioè la permanenza in bocca. Cioè quando tra un vino e un grande vino si conta in secondi di persistenza in bocca, e quando un vino lo bevi, lo fai girare in bocca, te lo dici e ti rimane dei timbri di quel vino e comincia a essere un vino di grande. Se poi vi emoziona è un grande vino. E noi lavoriamo sempre per creare emozionalità. Perché per dissetare ci sono parti del disseto, noi vogliamo veramente emozionare. Dire che ci stiamo, allora ci arriveremo, ma già qui abbiamo le cartucce per farvi emozionare. Ci stiamo preparando, grazie. Va bene.